Buona giornata, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura ci occupiamo della zona gialla, il ritorno dell'Abruzzo nella fascia con minor restrizioni, dove anche bar e ristoranti possono tornare a lavorare. Non tutti però, molti hanno deciso di tenere abbassata la saracinesca, nonostante appunto il DPCM ne consenta e ne garantisca la possibilità di lavoro. Andiamo a vedere perché nel servizio di Giuseppe Dintino. Finalmente oggi è lunedì, come vedete cerchiamo di ripartire ma con molte difficoltà. Potete immaginare. Abruzzo, zona gialla, anche bar e ristoranti possono riaprire, molti però decidono di non farlo. Animare un'attività infatti ha costi che non si è sicuri di riuscire a coprire. È l'incertezza che ci danneggia, dicono gli esercenti. Non abbiamo la certezza e la serenità di poter lavorare come vogliamo lavorare noi. Se devo riaprire comunque il ristorante, devo fare comunque un investimento di rifornitura tra bevande e materia prima, e se non ho la certezza di poter stare aperto per almeno un mese e mezzo, due mesi, con la serenità e la tranquillità di poter lavorare, è una spesa inutile che ci risparmiamo semplicemente. Le spese, i fornitori, tutto quello che serve per iniziare a ripartire un'attività, poi se si lavora due o tre giorni, poi ci si sta fermi. Questo lavorare a singhiozzo è molto penalizzante. Voi avete dipendenti in cassa integrazione? Sì, al momento ce ne abbiamo quasi tutti, tranne un pizzaiolo che viene qua dal giovedì alla domenica per fare le pizze per l'asporto, e tutti gli altri sono in cassa integrazione. Ai ristoratori non conviene la riapertura, che tra l'altro, causa coprifuoco, sarebbe limitata al pranzo. Stessa cosa per i bar, specie quelli abituati a fare cocktail piuttosto che cappuccini, per cui rimane l'obbligo di chiusura alle 18. Gli abituati che io inizio a lavorare dopo cena, immagina tu. Intanto qualche ristoro è arrivato, come quello per la chiusura autunnale, ma si è ancora in attesa di quello del periodo natalizio. Ad ogni modo baristi e ristoratori sono concordi, il risarcimento non è sufficiente. Sono arrivate le prime cifre verso inizi novembre, se non mi sbaglio, anche se è una cifra diciamo abbastanza ridicola. E poi non è più arrivato niente, ci sono stati altri rimborsi che hanno detto che facevano, il 90% sulla filiera italiana, che però ancora si vede, ancora arriva niente. Qualche ristoro è arrivato, ma se pensiamo che in un anno noi bar, ristoratori, abbiamo lavorato forse nemmeno 5 mesi, capisci bene che quello che ci è arrivato non basta nemmeno a pagare un mese e mezzo di lavoro. E se la zona gialla, seppur per un breve periodo, dovrebbe essere una boccata di ossigeno, almeno ci facessero lavorare anche di sera. È questa la richiesta che arriva da bar e ristoranti. Siamo abbandonati a noi stessi e aspettiamo, che dobbiamo fare? Questa è l'unica cosa da fare. E a proposito delle nuove restrizioni in vista da metà gennaio in poi con il nuovo DPCM, anche delle nuove regole da seguire per determinare le zone rosse, la gradazione delle restrizioni, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, al termine dell'incontro tra governo, regioni, province e comuni, ha affermato che le modifiche che il governo propone per restringere i criteri e rendere più facile, tra virgolette, l'accesso alla zona arancione o rossa, prevedendo l'arrivo di una terza ondata già molto presente in gran parte dell'Europa, ha un senso se si basano su criteri oggettivi e misurabili e come tali comprensibili anche ai cittadini comuni. Queste le parole di Marsilio, che continua: tra questi criteri non c'è dubbio che il tasso di occupazione dei posti letto sia quello meno manipolabile, di più chiara comprensione. Soprattutto le restrizioni sono sostenibili e possono essere accettate da famiglie e imprese se i ristori e gli indennizi saranno parallelamente congrui, veloci e adeguati. Ci sono categorie ormai al limite, abbiamo visto anche nel nostro servizio, una nuova stretta sul settore della ristorazione non può ad esempio essere sostenuta senza nuovi interventi. La proposta del governo di rinviare l'apertura a dopo il 18 di gennaio per quanto riguarda il settore neve significa per molte stazioni la definitiva rinuncia all'intera stagione. Nelle misure da confermare o rivedere con il prossimo DPCM, conclude Marsilio, ho chiesto di non prorogare la misura di applicare la fascia arancione nei fine settimana per tutti, lasciando a ogni regione le relative misure rispetto alla fascia
di appartenenza. Andiamo avanti perché oggi lunedì, primo lunedì di zona gialla, diciamo completa, anche se rafforzata dal DPCM del governo, è significato anche il ritorno in classe degli studenti delle scuole superiori. Sembra aver funzionato il piano trasporti messo a punto dalla prefettura di Teramo nel giorno del ritorno a scuola. Alle fermate degli autobus i vigilantes hanno evitato assembramenti, mentre la TUA ha predisposto 17 corse in più e ulteriori 17 autobus in più e ulteriori 72 corse sull'intero territorio provinciale. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Si torna a scuola finalmente, 6.000 studenti delle superiori rientrano in classe nel teramano, esattamente il 50% degli 11.562 ragazzi che questa mattina si sono spostati all'interno della provincia autonomamente o con mezzi pubblici. Alla fermata degli autobus appositi vigilantes hanno impedito assembramenti e assicurato rispetto delle regole. Tutto sembra essere andato secondo le aspettative. Alla prova dunque il piano trasporti messo a punto prima di Natale dalla prefettura di Teramo in sinergia con l'ufficio scolastico provinciale e le istituzioni. Il piano prevede che le scuole superiori teramane possano dividere gli studenti in gruppi omogenei, prevedendo due orari differenziati d'ingresso per non appesantire il trasporto pubblico. Per quanto riguarda invece le società di trasporto, esse garantiranno la capienza del 50% sugli autobus, mentre la TUA ha già predisposto per la provincia di Teramo 17 bus in più e ulteriori 72 corse. La prefettura ha infatti ribadito la necessità di tale programmazione, visto l'alto numero di pendolari tra gli studenti teramani delle superiori, una cifra che supera il 65% di tutti loro. E se la maggior parte delle famiglie e dei ragazzi è contenta per la riapertura delle scuole, anche con le dovute turnazioni, critico invece lo SNALS, il sindacato scuola abruzzese, che sostiene che la riammissione in presenza, sia pure parziale, degli alunni delle superiori ha il sapore di un azzardo, visti i dati sul contagio del Covid. Diverso è il punto di vista espresso dalla CGIL di Teramo, che in una nota stigmatizza il balletto delle chiusure e della didattica a distanza. In questo modo si aumenta il divario sociale, si lede il principio della parità delle condizioni di partenza, aumenta la dispersione scolastica, si abbandonano i ragazzi alla solitudine sociale. E c'è chi protesta questa mattina, e sono alcuni studenti con lo sciopero digitale. A Pescara siamo andati a vedere che cosa è accaduto con il sit-in nei pressi della sede del Consiglio regionale. Paolo Renzetti. Oggi riapertura delle scuole superiori nella nostra regione, c'è però uno sciopero digitale di alcuni studenti, un sit-in nei pressi della sede del Consiglio regionale di Pescara. Quali i motivi di questa protesta? I motivi sono che noi chiediamo un rientro a scuola adesso ma in sicurezza, e purtroppo non è stato garantito al 100%. La regione ha provveduto ad aumentare le corse, ad aumentare gli autobus, tuttavia mancano ancora delle certezze che garantiscano agli studenti un ritorno in sicurezza. Si sono già visti fallaci, problemi nei trasporti, e il problema più grande è comunque anche quello dei presidi sanitari nelle scuole e di uno screening che purtroppo è iniziato il primo giorno di rientro a scuola e che quindi non garantisce una prevenzione dei contagi. Inoltre chiediamo che si possano fissare degli screening ripetuti e quindi che si continui a prevenire il contagio nelle scuole per tutto l'anno, cosa che non è stata fatta. Voi vi rivolgete alla regione? Vorremmo rivolgerci alla regione, questo purtroppo non è stato possibile. Se oggi siamo qui e se è stato indetto uno sciopero digitale per gli studenti e con i rappresentanti ci siamo trovati di fronte alla regione proprio per chiedere un dialogo con quest'ultimo, e proprio per chiedere che venga creato un tavolo per discutere e tener conto delle problematiche inerenti agli studenti che vivono in prima persona questo rientro a scuola. Noi chiediamo di essere ascoltati e chiediamo che le parti sociali, i sindacati, le associazioni e gli studenti vengano presi in considerazione per il rientro a scuola. E a proposito di screening, restando a Pescara, è tutto pronto per lo screening di massa gratuito con i tamponi rapidi, allestite 3 postazioni, e non si esclude che il periodo di test possa durare più di quanto programmato. Vediamo.
Dalle 14.30 di oggi lo screening di massa è anche a Pescara. Tre le postazioni allestite nel capoluogo adriatico dove potersi sottoporre gratuitamente al test rapido, al pattinodromo di Pescara Colli, a Pescara Fiere in Via Tirino e alla stazione di Porta Nuova. C'è stato un boom prenotazione anche sull'onda emotiva della potenziale, speriamo che non ci sia terza ondata dei contagi, e quindi la macchina amministrativa composta ovviamente dalla protezione civile in primis, dal comune di Pescara con i propri dipendenti, il COC in prima linea per effettuare anche le prenotazioni online, perché possono essere fatte sia online ma anche telefonicamente, si è mossa insieme alla Croce Rossa e tutta una serie di altri volontari, insieme alla ASL ovviamente, per poter dare una risposta massiccia a questo screening, che ha l'obiettivo di andare a isolare quelle che sono potenziali contagi da parte anche magari di asintomatici che dovessero risultare da questi test rapidi. Risolto il problema di individuare volontari tra il personale sanitario, si calcola che saranno oltre 1.100 i test effettuati ogni giorno, il cui esito, se positivo, sarà comunicato nel giro di 3 ore. In caso di positività occorrerà sottoporsi nuovamente a tampone, questa volta molecolare, che se dovesse confermare il contagio sarà inserito nel conteggio del giornaliero bollettino regionale. Per assicurare un corretto svolgimento dello screening, il comune ha deciso di ricorrere a prenotazioni sul proprio sito web e non si esclude, se ci fosse un'alta partecipazione, di posticipare il termine dell'iniziativa. Andiamo avanti con le prenotazioni, perché attraverso le prenotazioni riusciamo a dare un flusso regolato di ingresso. Vediamo gli altri giorni, sabato e domenica, come andranno le prenotazioni. Nell'eventualità c'era anche l'ipotesi di poter aprire a tutti, ma lo decideremo solamente nei prossimi giorni, quando avremo un impatto delle persone che avranno aderito alla prenotazione compiuta, insomma. E questa mattina sono tornati in classe anche i ragazzi dell'alberghiero De Cecco di Pescara, che si sono sottoposti ai test rapidi effettuati dalla ASL. Vediamo. I ragazzi avevano già manifestato da giorni insieme con le loro famiglie il desiderio di riprendere le attività di didattica in presenza. Quindi abbiamo ripreso al 50% delle presenze giornaliere, così come previsto dai DPCM e come anche concordato con il tavolo del prefetto. E diciamo che la didattica in presenza è sicuramente, in questa fase di ripresa di criticità epidemiologica, è sicuramente una grande sfida, ma una sfida che noi scuola vogliamo assolutamente affrontare e vincere, perché la didattica digitale può avere un valore per un certo periodo di tempo, può essere uno strumento importante, ma è necessario che sia fortemente integrata dalla didattica in presenza, questo per una formazione di qualità, questo per un apprendimento efficace, e quindi oggi abbiamo ricominciato. Per quanto concerne i laboratori della vostra scuola, professoressa, le cose come stanno andando? Noi non abbiamo mai smesso, neanche durante il periodo della DAD, le attività laboratoriali, perché i laboratori di enogastronomia, di turismo, di pasticceria, i laboratori di alimentazione sono il cuore della nostra formazione, e quindi era necessario, per poter garantire ai nostri ragazzi un apprendimento efficace, continuare con le attività laboratoriali. Proprio in questi minuti gli studenti si stanno sottoponendo agli screening e ai tamponi? Sì, abbiamo allestito presso l'aula di Scienze e Cultura dell'Alimentazione una postazione dove medici e infermieri dell'ASL stanno effettuando test rapidi nei confronti dei nostri studenti. Procederemo con questi test per l'intera settimana. Cambiamo argomento, adesso la politica, con gli esponenti del PD che hanno presentato questa mattina proposte nell'ambito del recovery plan, proposta anche una collaborazione costruttiva alla maggioranza di centrodestra. Sentiamo. Finora in tema di recovery plan le proposte avanzate dalla giunta regionale sono carenti di 3 requisiti fondamentali: innovazione, coordinamento strategico con la programmazione 2021-2027, concertazioni con le parti sociali. Questo è il giudizio del Partito Democratico, che avanzerà una sua proposta che ponga rimedio a tali mancanze e chiede alla giunta regionale di aprirsi al confronto con le forze sociali e con l'opposizione nell'interesse dell'Abruzzo. Il piano
Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza rappresenta una straordinaria opportunità, dicono ancora gli esponenti del Partito Democratico, per costruire l'Abruzzo del futuro, affrontando le tre grandi transizioni dei prossimi decenni: ecologica, tecnologica e demografica. Concentrarci su digitalizzazione, sostenibilità, nuove generazioni, parità di genere, con i grandi progetti che riguardano l'Abruzzo, a partire da quelli infrastrutturali, materiali e immateriali, quindi il cablaggio della nostra regione, l'investimento sul ferro, la trasversalità e naturalmente il corridoio adriatico. Noi oggi ci troviamo a dover proporre un pacchetto di progetti che riguardano la nostra regione per il recovery nazionale, perché invece l'ente regione ha presentato solo un elenco della spesa, non ha interloquito né con le forze sociali né con gli amministratori locali né con le forze politiche, quindi noi siamo parte diligente per dire al governo nazionale che l'Abruzzo non può perdere questo treno. Abbiamo un territorio che ha sia una vocazione manifatturiera e una vocazione industriale, ha sia una vocazione ambientale, perché siamo la regione dei parchi, ma che in qualche modo sconta la mancanza di una rete che metta insieme tutte queste risorse. Ecco, il Recovery Plan ci deve aiutare a colmare questo gap. A quel punto noi saremo la regione, una delle regioni più competitive d'Italia e d'Europa. Ma intanto la nostra critica è dura, perché hanno presentato progetti per 10 miliardi di euro e davvero nessuno se ne è accorto, perché non esiste una priorità in quello svuotamento di cassetti. Hanno lasciato la struttura, la tecnostruttura, lavorare senza alcun tipo di indirizzo politico. Neanche i gruppi di maggioranza sono riusciti a comunicare una sola idea, pur linkando, trasmettendo 10 miliardi di euro di progetti. Noi facciamo il contrario. Vogliamo essere opposizione costruttiva, diamo delle indicazioni importanti, dalla trasversalità alle grandi infrastrutture, alla digitalizzazione, alla telemedicina, alla medicina del territorio, alle questioni legate al sisma, alla carta di Pescara, cioè 5-6 asset o assi in cui poter lavorare per mettere in campo, concertando, le azioni ben precise per rilanciare la nostra regione, sapendo bene che queste risorse sono risorse che prendiamo a prestito anche rispetto al futuro dei nostri figli. Occorre un grande e nuovo patto generazionale per investire, per rilanciare l'economia e investire sul futuro. Questa mattina, presso il Pontificio Seminario Regionale San Pio X di Chieti, si è riunita la Conferenza Episcopale Abruzzese e Molisana, la CEAM. I presuli durante la riunione hanno rinnovato il vertice della Conferenza Episcopale Regionale per il quinquennio 2021-2026, nominando come presidente Sua Eminenza il Cardinale Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo Metropolita dell'Aquila. Il Cardinale succede a Monsignor Bruno Forte, Arcivescovo di Chieti Vasto, che ha concluso il suo mandato. Inoltre, nella stessa riunione, Monsignor Giancarlo Bregantini, Arcivescovo di Campobasso Boiano, è stato eletto vicepresidente, e Monsignor Claudio Palumbo, Vescovo di Trivento, segretario della CEAM. È arrivato anche il messaggio di auguri del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio, che ringrazia per la collaborazione sui temi importanti, a cominciare dalla ricostruzione, Monsignor Bruno Forte, e al Cardinale Petrocchi augura buon lavoro da parte dell'intera giunta regionale. Siamo così arrivati allo sport. Partiamo dal calcio di Serie C. Pareggio per il Teramo nell'anticipo di sabato pomeriggio contro l'Avellino, gara che ha visto il Diavolo raggiunto nella ripresa da una rete sul rigore di D'Angelo, ma anche al centro della difesa Daniele Trasciani, tornato nel suo ruolo naturale di centrale di difesa. Vediamo il servizio. La gara è stata buona, per larghi tratti abbiamo dominato, primo tempo abbiamo gestito meglio rispetto al secondo, dove i primi 10 minuti del quarto ora abbiamo subito un po' il loro rientro dagli spogliatoi, però nel complesso alla fine possiamo dire di essere soddisfatti a metà, perché comunque la prestazione c'è stata e meritavamo forse qualcosa in più, anche per l'occasione nel finale con Pinsaudi, è stata un po' di sfortuna nel rigore e niente, andiamo avanti però consapevoli di quello che siamo e dei nostri mezzi. Della prova personale sono soddisfatto, comunque per me era la prima da centrale nel mio ruolo e quindi diciamo che c'erano delle aspettative maggiori magari rispetto a quando ho giocato terzino.
E sono soddisfatto e gli attaccanti sicuramente erano di una buona caratura e non sono stati particolarmente difficili da affrontare, pensavo di incontrare più difficoltà e ho concesso magari qualcosa in cui potevo essere un po' più esperto, però quello credo sia dato anche dalla mia inesperienza e quindi dovrò lavorare in settimana, come mi ha sempre detto il mister, su alcuni dettagli dove sono un po' carente e tempo al tempo. Affrontare un attaccante esperto è sempre più difficile, però io credo che anche se ci fosse stato Maniero avrei potuto fare la mia degna figura, perché comunque non temo nessuno e poi il campo è uguale per tutti, tutti quanti partono dallo stesso livello, partiamo tutti da 0-0 e quindi è sempre una storia a sé. Vittoria è importante e questo manca molto alla squadra, perché comunque quando si vince c'è una carica maggiore e vincere aiuta a vincere, almeno io ho sempre creduto in questo. Però c'è anche da dire che in 7 partite ne abbiamo persa solo una e la nostra striscia di risultati utili è stata comunque ampia, perciò è vero che è mancata la vittoria, però è pur vero che abbiamo perso solo una partita e siamo ancora lì insieme alle altre e possiamo ancora dire tanto a questo campionato. Secondo me per vincere è mancata un po' di fortuna, che serve sempre, e quell'acuto in più che ci portasse al gol, perché comunque la squadra in campo c'è stata bene, abbiamo retto anche nel momento in cui magari soffrivamo di più, ci è mancato un acuto finale che ci portasse alla vittoria magari negli ultimi 10 minuti in cui abbiamo forzato un po' più la mano. Però sono convinto del gruppo e tutti quanti noi siamo consapevoli dei nostri mezzi e perciò sono convinto che la vittoria arriverà. Adesso la Serie D salta, ma non per questioni legate al Covid, il derby abruzzese fra Notaresco e Vastese. Infortunio prima del match per l'arbitro Bocchini di Roma 1, inutili i tentativi di disputare la partita rinviata così a data da destinarsi. Nella giornata dei tanti rinvii salta anche l'atteso derby del Savini fra Notaresco e Vastese per un infortunio al direttore di gara Valerio Bocchini di Roma, che durante il riscaldamento ha accusato un problema muscolare che gli ha impedito di dirigere il match, che è stato rinviato a data da destinarsi in quanto fra le due società non è stato possibile trovare un accordo. Notaresco e Vastese torneranno dunque in campo domenica prossima con il rossoblù di Epifani, di Scena a Genzano con la Cinzia Albalonga e la squadra di D'Addario all'Aragona nel derby con il Castelnuovo Vomano. Ci dispiace, volevamo giocare anche per il fatto che stiamo vivendo una situazione un po' anomala, abbiamo già rinviato talmente tante partite, oggi purtroppo vuoi non vuoi per un problema l'arbitro dobbiamo rinviare, abbiamo provato a giocare la partita domani ma da parte nostra c'è la disponibilità, da parte loro no, quindi vedremo quando si recupererà. L'unico problema è il rammarico che le partite verranno rinviate, ce ne sono tante da recuperare, quindi saranno più i turni per la settimana, diventerà un tour de force troppo grande. Quello più dispiaciuto è l'arbitro, perché è venuto uno spogliato nostro a provare a recuperare, ha avuto un problemino muscolare nel riscaldamento e quindi non era in grado di correre, di guidare una partita, quindi questo gli è dispiaciuto anche a lui tanto. Noi eravamo pronti come la Vastese, è successo a 10 minuti dall'inizio della partita, quindi è stato un fulmine a ciel sereno che dispiace, ripeto, vivendo la situazione che stiamo vivendo quest'anno, rinviare una partita per l'infortunio di un arbitro dispiace, forse si dovrebbe fare qualcosa. Una mia riflessione, ci vorrebbe un arbitro che magari possa sostituire un altro arbitro, perché se succede questo, oltre ai rinvii per il Covid, succede anche rinvii per infortuni dell'arbitro, dobbiamo cercare di rinviare il meno possibile le partite. Bisogna chiarire una cosa, perché se no la volontà è un conto. La possibilità è un'altra. Bravo, perché da parte nostra piena volontà, ok? Tanto noi siamo questi, quindi loro sono quelli, loro sono primi in classifica e noi siamo quintultimi, quindi non cambia niente, il valore ora o dopo, loro sono primi in classifica, saranno secondi o saranno primissimi, quindi non cambia niente, il valore è questo. Noi dobbiamo, a livello logistico, quando uno non ha le magliette, non ha le scarpe, non ha i pigiami per pernottare, cioè come fa a rimanere qui o a fare su e giù con Vasto? Cioè penso anche che dall'altro lato nella volontà ci deve essere anche la possibilità di fare le cose, solo questo, senza alterarci solo perché l'idea dell'altro lato è diversa da quella che uno vorrebbe fare. È chiaro che ci sono
problemi logistici. Peccato però non aver giocato questa partita. Tra l'altro ci sono tanti recuperi da disputare, ci sono i turni infrasettimanali, il campionato sempre più difficile. Noi dobbiamo farlo, quindi lo faremo. L'avremmo voluto affrontare anche noi, perché penso che avremmo potuto fare un buon incontro, ripeto, contro un'ottima squadra, e quindi di conseguenza l'avremmo fatto. Loro volevano giocare per dare continuità alle loro cose, non è stato possibile né per noi né per loro. Una tripletta dell'attaccante del Vasto Girardi Mercai condanna il Castelnuovo allo stop interno. Ai neroverdi non basta il gol del vantaggio firmato da Foglia. La squadra di Guido Di Fabio resta dunque a quota 19 punti in classifica. Il servizio di Stefano Recanati. Si affida al turnover mister Guido Di Fabio, che cambia 3 undicesimi rispetto alla gara pareggiata a Genzano, inserendo dal primo minuto Foglia e Manari. Partono dalla panchina di Ruocco e Emili. Al posto dello squalificato San Severino c'è Morganti, in avanti spazio ancora Fagioli. Tre gialloblu oggi in maglia bianca, c'è Ruggeri al centro della difesa nel 3-4-1-2 iniziale. A centrocampo l'ex Francavilla e notaresco Francesco Mele, in avanti guida a supporto di Mercai e Salatino. I primi a provarci in avvio sono gli ospiti, con Mele che dalla distanza prova la conclusione facile presa del portiere. Al 9° minuto brutto fallo di Mercai su Terrenzio, con l'attaccante ospite graziato dal direttore di gara. Lo stesso attaccante albanese si rende protagonista al 16° di un tocco Galeotto con un braccio in area di rigore, ma a campo basso di Formia fa continuare tra le proteste dei padroni di casa. Cresce la pressione dei nero-verdi, costringendo alla difensiva il Vasto Girardi. Andando vicino alla rete al 19° Conte Gidio, che dalla distanza prova la conclusione sul secondo palo, con Guerra che non si fa sorprendere e mette in angolo. Faticano i molisani in questo avvio a tenere il ritmo dei padroni di casa e tremano al 26° quando Terrenzio, da azione d'angolo, tocca quel poco che basta per indirizzare in porta, ma Guerra è ancora attento. Provano a mettere la testa fuori i molisani quando protestano per un atterramento in area di rigore su Mercai, ma anche in questa occasione il direttore di gara fa continuare. Pericolo per i neroverdi al 38° quando Natale si fa sfuggire la presa su calcio di punizione battuto da Ruggeri, ma la difesa in qualche modo riesce a spazzare poi sulla linea. Prima del finale occasionissima per il Castelnuovo, con il nuovo arrivato Manari che prova a giro sul secondo palo con la sfera che finisce di poco fuori. Nella ripresa nemmeno il tempo di riprendere posizione che il Castelnuovo passa in vantaggio. Azione insistita sulla destra con De Gidio che serve croce, bravo a vedere l'inserimento dalle retrovie di Foglia che di testa insacca alle spalle di Guerra. La gioia del gol però dura solo un paio di minuti, quando Mercai taglia la difesa nero-verde e si invola verso la porta avversaria, riuscendo a trafiggere l'incolpevole Natale. Proteste in questa occasione dei difensori che chiedevano il fuorigioco dell'attaccante molisano. Partita piena di emozioni e il Castelnuovo ha subito l'occasione di tornare in vantaggio al 7° minuto con Sec, bravo a farsi trovare pronto al posto giusto nel momento giusto, ma la mira del classe 2002 del Senegal è imprecisa. La dura legge del calcio, ovvero gol mangiato, gol subito, si materializza al 17° con Mercai che chiede ed ottiene il triangolo da Minchillo e poi fulmina con il mancino Natale per la doppietta personale di giornata. Come a Genzano, il Castelnuovo deve inseguire ed è sfortunato al 20° quando Croce dalla distanza si vede ribattere la sua conclusione sulla linea. I molisani giocano di rimessa e vanno vicino al terzo gol al 33° con il fantasista Guida che prova a sorprendere dalla lunga distanza Natale fuori dai pali, ma la mira è imprecisa. Di Fabio scende la carta Sbarbati per dar più peso all'attacco e proprio sui piedi del calciatore capita al 36° l'occasione più nitida per arrivare al pareggio, ma il tiro non trova per questione di centimetri lo specchio della porta. Al 42° ancora i padroni di casa a provarci, questa volta con Di Ruocco, bravo a crearsi lo spazio per il tiro che però risulta debole e centrale. Ma le speranze di rimonta crollano definitivamente al 49° quando ancora Mercai manda sulla gara i titoli di coda, siglando la rete del 3-1 e coronando una bellissima azione personale. Amarezza al 91° in casa Castelnuovo, che con questa sconfitta casalinga butta alle ortiche l'occasione per riprendersi la vetta del girone. Umore differente per i molisani che rosicchiano punti preziosi in classifica e si avvicinano a ridosso della zona playoff. Il TG6 termina qui, ringrazio per averci seguito, on demand ci sono i nostri servizi su YouTube, sul sito tv6.it e sui nostri social. Da parte mia l'augurio di una buona giornata.